Sindaco Luciano Monticelli, a questo punto qual è la vostra richiesta? La nostra richiesta è perché dopo le proteste bisogna anche proporre qualcosa di importante. La battaglia che abbiamo fatto non poteva essere fine a se stessa o uscire solamente su un discorso politico. Noi crediamo che la giunta regionale debba in qualche maniera sentire quel territorio. Non ci fidiamo certamente del manager Varassi, che è anche comunque un operativo della giunta regionale, ma noi crediamo, e come abbiamo sempre detto, che questo non può più rappresentare la sanità nella provincia di Teramo, perché ha fallito completamente. Quindi chiediamo che ci si venga a un accordo, si discuta, se bisogna tagliare si può anche tagliare, ma lo dobbiamo fare non nelle stanze dei partiti politici, ma con il territorio, soprattutto con i rappresentanti, non solamente del comitato ristretto dei sindaci, ma anche di tutto il territorio. Quindi sostanzialmente quale sarà il vostro percorso da oggi? Che saremo attenti insomma a quello che succede all'ospedale Iato e faremo delle proposte concrete. Se poi ci vogliono ascoltare, noi ne siamo ben felici, altrimenti continueremo la battaglia, perché non è finita qui, perché adesso a marzo si entrerà nel merito, potrebbe andare bene, potrebbe anche andare male, e noi comunque la battaglia la continueremo a fare. Una vittoria importante. Oggi la vostra posizione qual è? La nostra posizione è quella certamente di critica nei confronti di chi aveva il compito di attuare una politica sanitaria seria sul territorio. Questa non c'è, c'è l'autoritarismo, ci sono le forzature, il manager ha dovuto fare per evidentemente degli atti illegittimi. Quindi chiediamo a Varassi le dimissioni perché non ha saputo svolgere i suoi principali compiti, che sono quelli di organizzare al meglio la sanità sul territorio in termini di efficacia e di efficienza, e non certamente quelli di andare in giro sul territorio a creare confusione e a sostenere e a fare delle dichiarazioni che venivano puntualmente smentite il giorno dopo. Chiediamo quindi che si faccia, siamo aperti a che la politica sanitaria faccia il suo percorso, non certamente quello commissariale, ma quello di una politica che deve essere condivisa. Vogliamo sapere i principi, le logiche di questa riorganizzazione, ci vogliamo credere, vogliamo fare i sacrifici, ma dobbiamo sapere tutti che questi sacrifici sono finalizzati ad una migliore sanità, che abbia ovviamente costi, contenuti. Certamente i principi e le logiche non sono quelle di creare dei doppioni negli stessi bacini di utenza.